Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Grazie. Allora, ho questa inquadratura un po' strana con queste bellissime sciarpine perché oggi c'era il vento, dormivo, me la sono messa. Tra l'altro ho un motore fantastico perché da tanto che non la usavo. Già, è bellissimo. Voi non la vedete, ma è bellissimo. Comunque, appoggio sul divano. Potete vedere sul divano, scusate l'inquadratura. Ma appunto sono sul divano, quindi facciamo un video sul divano. Ecco, questo video doveva essere un video unboxing, ma mia mamma ha buttato la scatola che conteneva quello che doveva arrivarci. Fa niente, sarà un video unboxing senza scatola. Un video acquisti, diciamo così. Un unboxing senza boxing. Vabbè, pazienza. Comunque, allora, penso che mi hanno ordinato queste cose un paio di settimane fa, forse. Non lo so precisamente. Ci dimentichiamo quando ordiniamo le cose. Praticamente sono delle cose che hanno a che fare con i chakra, con la meditazione, queste cose qua. Io già faccio già spoiler. Allora, voglio che in questo momento pensiate a cosa potrebbe essere. Il pacco non ve lo posso vedere perché l'ha buttato, però più o meno di queste dimensioni qua. Più o meno cosa potrebbe essere. Pensateci, scrivete sotto nei commenti e se avete sbagliato non fa nulla. Là. Preludo che io adoro i cristalli. Cioè, questo qua, ad esempio, sono tutti occhi di tigre, tranne per un difetto che ho un'agata in mezzo, che è viola. E poi questa qua. E poi ho anche un anello che non viene mai via. È l'anello della mente che ormai si è impossessato di me, non riesce guardi, mai. Nemmeno in piscina. Infatti lo porto sempre dietro, mai. Sono padre di questi, diciamo, questi bracciali, anche mia madre, si tossire mia madre, ha tipo una sfera qua di bracciali, adesso io ho tutti i bracciali di nuovo, sembrano di meno perché ho tolto lo smartwatch, perché mi si è rotto il Bluetooth, si è bruciato e quindi non posso indossarlo, perché mi segna un'ora per un'altra, quindi non ha più senso usarlo, perché sì, mi conta i passi e tutto, però li calcola male, quindi alla fine l'ho tolto. Poi tanto, se già mezza bruciata, evitiamo di riempirci le braccia di roba. Ora vi farò vedere cosa mi è arrivato. Faccio un momento cosa sta merda. Devo farlo anche in ASMR questa cosa qua, però fuori è un po' improbabile. Gli amanti, lo farò un secondino. Apriamo questa bellissima bustina per parlare in cioè, parlo già bassa voce. Allora, apriamo questa bellissima bustina nera che io riutilizzerò poi. E in omaggio ci davano anche questo qua. Che vi farò vedere dopo. Ah, questo è il braccialettino. Che è appunto. Oh, Osiria. C'è anche il sito web. Ragazzi, vi lascio tutto qua. Non so se nititizza. Mi chiede un cazzo mia mamma che tossisce. Ma poi devo cercare di toglierlo. Sì, sarà certo, toglieremo sicuramente senza forbici. Beh, comunque così elasticizzato. Ovviamente lo porterò insieme al suo gemellino. È bellissimo, guarda ragazzi, che bello. Ha tutti i colori dei chakra. Lo potete vedere. C'è il rosso, il giallo, marrone, verde. Questo qua che sembra un turchese, blu. E poi c'è questo qua che appunto è come l'agata che ho di qua, che è viola. E poi tutti i resti sono neri. Ma io li trovo bellissimi, veramente bellissimi. Io lascio da lato, ovviamente questo qua è bellissimo. Mi toglierò l'etichetta, posso andare in giro così. Ma toglierò dopo. In qualche modo la toglierò. Ed è bellissimo, cioè, guardate che bello. E scusate appunto per i chakra. Poi vi farò vedere magari in un video se riuscirò tutti cosa sono i chakra, questo qua ve lo parlerò perché mi piace veramente tanto come argomento e anche sulla parte comunque appunto che ha a che fare con chakra, meditazione, anche se io non medito più di tanto, però penso che ci siano molte cose importanti, tipo mia mamma, un mantra giornaliero che mi fa ridere, però sono comunque dei mantra motivazionali, tipo pensa a te stessa, magari che ne so, sii positiva. Poi ognuno se li può anche scegliere, insomma. Guardate che bello che è. È bellissimo. Piccentissimo, mi piace. Molto bello. Tutta questa parte qua. C'è il turchese, il verde. E proprio il fatto che sia tutto nero. Mi assomiglia alla luna nera, tipo.
molto bello. Comunque, a parte c'ho questo, il regalo, cioè, ho questo perché è proprio identico, sì, io che mi ama identico, uguale. Sembra la stessa bustina, cioè, no? Ci hanno dato in omaggio, grazie, coso della spazzatura. Questo è bellissimo, mi ha ricordato una chiappa Sony. Poi anche la bustina è carina, posso attaccarla in camera. Ancora un gancetto, ora so. Per cosa? Scusate. Spero che lo spiuma un pochettino perché. Allora, ha anche una piuma. E l'albero della vita, guarda com'è bello. È tutto con le pietre, cioè guarda com'è bello. Tutto con le pietre. E poi ha questi pennacchi che uno ha visto qualcosa di brutto. Ha questi pennacchi con una piuma e mezzo. Così, io ovviamente farò una cosa, lo appenderò così, perché ho un chiodino in camera e lo lascerò così. Cioè, guarda che bello, ha tutte queste pietre, così, è fantastico, guarda l'albero della vita, è bellissimo. Penso che da portare addosso sia impossibile, infatti. In posta no, perché ho paura che si stacchi, quindi per non perderlo lo appenderò così. Così, insieme al mio acchiappa sogni, quello lì che ho scoperto che con la luce riflette la luce, e poi ho la mia luna con le campanelline. Poi quando farò un tour un giorno ve lo farò vedere. Comunque penso che le prenderò lì. Questo adesso lo mettiamo qua, così poi lo metto a posto. Comunque questo qua poi me lo terrò. Questo lo possiamo buttare via. Qua cerco un modo di staccarci sto coso, vediamo se riesco. C'era qualcuno che mi ha insegnato a togliere sti cosi. Un accendino, mi scusi. No, allora vediamo se riesco a fare qualcosa. Sara che cerca di aprire il cialetto. Non si gioca. Ah, che l'ho staccato dall'altra parte. Se si rompe il braccetto, ah, che l'ho staccato da qua. C'era il modo per toglierlo. Questo me lo tengo perché mi serve. Vado sul sito, magari c'è una cosa più figa. Questo, guarda, mette la parte del mio corpo. Metto della parte colorata e non piace più. Niente, dimmi cosa ne pensate. Vedi queste cosine bellissime. Poi video farò tipo un unboxing così. Tipo, non so come farò il video. Magari mettere un pacchetto finto, però troppo posso farvi la foto così obbligata, tipo, così obbligata. Però questo come lo tengo? Devo scoprire il sito, guarda. Tanto poi lo prendo in camera. Vi farò la foto magari. La metterò su Instagram. Niente, vi saluto e spero che questo mio piccolo video. Questi unboxing, senza l'unboxing, mi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Che sto facendo la SMR, sarà una buonanotte.